Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori. Segretario, se vuole fare l'appello. Giannini. Presente. Bravi. Presente. Giannecchini. Presente. Giannini Matteo. Presente. Mariani. Presente. Rovai. Presente. Tamarri. Presente. Boggi. Presente. Forli. Presente. Stanghellini. Presente. Abbiamo il numero. Perfetto, abbiamo il numero legale, si dà inizio ai lavori. Primo punto dell'ordine del giorno c'è l'approvazione verbale del 3. L'ordine dei lavori. In base al comma 3 dell'articolo 21, chiedevo, siccome non ci sono all'ordine del giorno inseriti, quando si ha la possibilità di poter discutere, come ripeto, dall'articolo 21, comma 3, alcune interrogazioni che vorremmo presentare e alcune e un ritorno che vorremmo circa due interrogazioni che abbiamo presentato. Come da regolamento c'è la possibilità di poter avere un riassunto in consiglio. Sono già tutte previste nella comunicazione del sindaco. Ah, perfetto. Quindi in quell'occasione. In quell'occasione lì, logicamente. Si dà quindi avvio alla discussione del punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta del 30 novembre 2015. La scorsa consiglio si era fatta. Approvazione verbale di sedute precedenti, comunicazione delibera della Corte dei Conti in merito al rendiconto del Comune di Belgemoli, la comunicazione della delibera della Corte dei Conti in merito al rendiconto del Comune di Fabbriche di Valico, variazione di assestamento generale del bilancio 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, conferimento delle funzioni del difensore civico al difensore civico territoriale, approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di rappresentanza dei cittadini, indizione di referendum consultivo per l'individuazione del nuovo nome del Comune di Fabbriche di Belgemoli, indizione referendum consultivo per l'individuazione del nuovo stemma del Comune di Fabbriche di Belgemoli. Comunicazione del sindaco. Ci sono domande in merito alla verbalizzazione? Si pone in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il consiglio approva. Si passa al punto successivo. Approvazione verbale della seduta del 30 dicembre 2015. All'ordine del giorno c'è la presentazione del documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato del Comune di Fabbriche di Belgemoli, ai sensi dell'articolo 224 della legge 65 del 2014. Approvazione e convenzione per la disciplina del servizio del trasferimento all'Unione del personale dipendente di polizia locale. Ci sono domande? Si pone in votazione. Favorevoli? Astenuti? Il consiglio approva. Si passa al punto successivo. Approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2016. All'epoca fu discussa l'approvazione del verbale delle sedute precedenti, approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018, comunicazione del sindaco. Ci sono domande? Si pone in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il consiglio approva. In merito all'approvazione del verbale delle sedute precedenti, mi corre l'obbligo di comunicare ai consiglieri che non lo sapessero che l'assenza del consiglio non sono un vezzo del sindaco, sono disciplinate dal testo unico che rinvia allo statuto e nello specifico viene evidenziato il fatto che al sindaco si portano i giustificativi. Questo sindaco non giuridicamente, come previsto anche dalle varie sentenze delle corti e degli enti generali che dilimono su queste questioni, non considera giustificative comunicazioni scritte da altri a nome per altri o dove non vengono indicati motivi ostativi. Una cosa è la buona educazione con cui magari si può chiamare un collega a dire sono assente. Per onestà intellettuale, perché così prevede la normativa, tali giustificazioni non vengono considerate dalla comunicazione scritta, ma è... dipende dalla motivazione, per nulla così è previsto dallo statuto e dalla normativa in generale. Se uno mi scrive io sono assente perché sono al mare, magari sono a Viareggio, non è motivo di giustificazione d'assenza, tanto non dico io quanto la disciplina degli enti. E soprattutto se nessuno scrive al mare, dica magari per motivi personali, se ha degli impegni per motivi personali è lo stesso concetto. Addirittura viene portato un esempio di una sentenza del tale, le cure odontoiatriche, se non sono necessarie in quel giorno non è un valido giustificativo, o l'assenza per lavoro se non è indicato un motivo specifico per cui non si può essere assenti. Quindi al di là dell'educazione, che si ringrazia e fa sempre piacere, o di una testimonianza che si vuole dare agli atti fine a se stessa, non è elemento giustificativo, non perché lo decido io, ma perché così è. Tale questione, usando bene il consigliere, mi è parso il caso di doverla chiarire, visto che c'erano dei dubbi su... Penso che possano essere, altrimenti magari che c'è bisogno di dettagliare meglio, do comunicazione, io lavoro a Firenze, quindi in orario mattutino non vi è possibilità, ho difficoltà a poter assentarmi da lavoro per chi non lo sa, così almeno. Ma lo sappiamo, ma la legge prevede apposti permessi, anche perché, come abbiamo già piuttosto più volte detto,
vi sono persone che fanno i turni e quindi l'orario serale è oggettivamente problematico. Per questo motivo vi do la comunicazione unicamente perché si può portare a conoscenza di tutti, perché mi pare di capire che qualcuno forse non lo sapeva. Poi su Firenze per timbrare del cartellino, cosa che mi è fisicamente impossibile per l'orario. È un problema che purtroppo si fa come prevede proprio la legge per cercare di limitare i costi della pubblica amministrazione, quindi che succede? Siccome in tanti fanno i turni, se io lo faccio la sera quando la gente lavora, ho un costo per l'amministrazione. Questo è al contrario, ringraziando la fortuna che abbiamo, sia io che il consigliere Boggi, lavorando per gli enti pubblici, oltretutto questo onere non c'è. Quindi logicamente fa gioco farlo quando chi non è a carico del comune magari lavora ma gli altri sono liberi, in modo da non pesare sul bilancio. E sapete quanto faccio attenzione a queste piccole cose. Si passa alla surroga del consigliere comunale dimissionario e convalida del consigliere neoletto. Avete forse avuto notizia anche dagli organi di comunicazione delle dimissioni del consigliere Ghionzoli. Vi leggo la lettera che ci ha inviato. Gentile sindaco, con la presente l'assegno nelle sue mani le mie dimissioni da consigliere comunale. Purtroppo non potrò svolgere compiutamente, come vorrei, il mio mandato elettorale in questi ultimi anni di consigliatura, a causa degli impegni crescenti, lavorativi e familiari. È l'impossibilità di poter esercitare con il necessario tempo e la dovuta abnegazione del compito conferitomi nel 2014 come consigliere comunale, che mi spinge, proprio per correttezza nei confronti degli elettori che me hanno creduto e del Consiglio Comunale medesimo, a rinunciare al mandato di consigliere per permettere ad un altro collega di sostituirmi a tempo pieno nell'attività istituzionale. Naturalmente non verrò meno al mio impegno per il Comune, nell'interesse unico ed esclusivo dei nostri concittadini, per far pesare fabbriche di velgemoli sulla scena politica regionale e non solo. Esigenza ineludibile, per un Comune che voglia avere il ruolo di primo piano in Regione e che deve vedersi sempre più e meglio riconoscere il ruolo di servizio che da decenni svolge e continuerà a svolgere nell'interesse più generale della realtà regionale e nazionale. L'esperienza vissuta in Consiglio Comunale in questi anni mi ha offerto la possibilità di accrescere il mio patrimonio in termini di conoscenza e rapporto umano. Sono orgoglioso di aver ricoperto la carica di consigliere comunale di Fabbriche di Vallico prima e Fabbriche di Velgiamoli poi, e di essermi battuto nel limite delle mie possibilità per dare dignità e forza a questa importante assemblea elettiva. Ringrazio e saluto tutti i componenti del Consiglio, i dirigenti e i dipendenti comunali, formulando gli auguri di buon lavoro sempre a servizio dei cittadini. I miei migliori saluti. Io ringrazio il collega consigliere Emanuele Ghionzoli per quanto ha fatto da consigliere di Fabbriche di Vallico e quanto ha fatto come consigliere di Fabbriche di Velgemoli. Come voi sapete, le dimissioni sono quanto mai più attuali per l'amico Emanuele, che si è trasferito in Sardegna e fra poco diventerà papà, e quindi logicamente fra la paternità e il nuovo trasferimento ha detto che non poteva assolvere diligentemente i suoi compiti da consigliere. Rimane la fattiva collaborazione, ci fa estremamente piacere la disponibilità che ha sempre dato. Subentra al consigliere Ghionzoli Bertoglio Nicola, il primo dei non eletti nella lista, che a cui auguriamo buon lavoro la prossima volta quando potrà sedere compiutamente in questi banchi. Non c'è da votare in questo caso. Si pone in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il consigliere Ghionzoli. Si propone una modifica l'immediata eseguibilità. Favorevoli, grazie segretario. Contrari, astenuti. Il consiglio approva. Sì, prego, assolutamente. Se il consigliere è presente. No, mi abbia detto di non parlare. Tanto non c'era un problema di numero degli eletti. Si propone una variazione all'ordine del giorno. Nello specifico proponiamo di continuare la discussione, in virtù anche della presenza dell'ingegnere Piano e del tecnico Mignati, con il regolamento dell'urbanistico, passando successivamente all'approvazione del DUP, alla presentazione dello schema di bilancio finanziario, a seguire nell'ordine approvazione dell'ordine del giorno per la richiesta di un miglior servizio di trasmissione televisiva, associazione Città del Bio, mozione sulla promozione di politiche mirate alla prevenzione e contrasto di fenomeni di macrocriminalità, comunicazione del sindaco dove sarà indicato tutto quanto richiesto anche prima dal consigliere Boggi. Ci sono domande? Si pone in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il consiglio approva. Si passa quindi alla discussione del regolamento urbanistico.
che ha dato poi origine anche ai tavoli che sono presenti là, se qualcuno voleva vedere le carte. Ringrazio innanzitutto l'ingegnere Piano di essere presente e il tecnico Mignati di essere qua con noi per fornire le doverose delucidazioni rispetto a un argomento quanto mai tecnico. Faccio un attimo una cronostoria di cosa di come siamo arrivati a questo importante momento che ci contraddistingue in Garfagnana, mi fa piacere dirlo perché siamo uno dei pochi comuni che ha regolamento urbanistico, oltretutto che l'approva per Belgemoli anche in poco tempo quello successivo. Per inquadrare la variante agli strumenti della pianificazione urbanistica del comune di Fabbriche di Belgemoli si deve ricordare quanto segue. La variante è conforme al piano strutturale di Belgemoli e al piano strutturale di Fabbriche di Vallico, quindi noi siamo partiti da doppi piani che erano già presenti. Prevede poi l'adeguamento al sistema normativo straordinario, sovraordinato, piano di bacino, stralcio, assetto idrologico, il PAI, e la conformità al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT. La strumentazione urbanistica del comune di Fabbriche di Belgemoli è la così costituita. Siamo partiti con la delibera del Consiglio Comunale dell'ex comune di Belgemoli nel 2008, dove è stato approvato il piano strutturale quale strumento di pianificazione territoriale, e nel 2009 da quello di Fabbriche di Vallico, dove a sua volta è stato approvato il piano strutturale, uno il 30 gennaio 2008, l'altro il 26 settembre 2009. Nel febbraio 2010, i due comuni si riallineano sotto il profilo della velocità degli atti, in quanto è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra i comuni di Fabbriche di Vallico, Fosciandola, Morazzana, Belgemoli, Villa Collemandina e la Regione Toscana per gli adeguamenti dei piani strutturali dei comuni al piano paesaggistico e per la relazione coordinata dei regolamenti urbanistici. Quindi già all'epoca, nel 2010, si vedeva questo percorso comune di questi due comuni. Io vedo lo Stangherini, si ricorda anche lui, si fecero questi passaggi insieme, proprio anche per la similitudine del territorio, delle problematiche e di quanto univa già all'epoca questi due territori. Il Comune di Belgemoli approva il regolamento urbanistico nel 30 dicembre del 2013, quindi prima della cessazione del Comune di Belgemoli approviamo il regolamento urbanistico in modo da permettere a coloro che vivevano nell'ex Comune di Belgemoli di avere uno strumento adeguato per qualsiasi fosse la loro esigenza. Mentre, per quello che riguarda Fabbriche di Vallico, con la delibera del 28 aprile 2010 il Comune di Fabbriche di Vallico avviava il processo di valutazione ambientale strategica. Tale ITE, che poi si era rallentato, è stato interrotto a seguito della fusione dei due enti, quindi nel 2013 si è detto tanto ci si fonde, interrompiamo, hanno detto, perché a quell'epoca logicamente era come di Fabbriche, non Fabbriche del genere. Con la deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 9 marzo 2015, il Comune di Fabbriche di Belgemoli è stato approvato il documento di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 17, legge regionale 65 del 2014, e il documento preliminare nell'ambito del processo VAS in sostituzione del documento approvato con la delibera 33 del Consiglio Comunale. Si ricorda alcuni passaggi che ci sono stati. La Regione Toscana ha recentemente approvato il piano di indirizzo con valenza di paesaggistico, il PIT, e questo ha influito sulle tempistiche di questo regolamento urbanistico. È stata approvata la legge regionale 65 del 2014 per il governo del territorio, che ha abrogato la vecchia legge regionale 1 del 3 gennaio 2005. Tanto per dire, il regolamento urbanistico di Belgemoli è stato fatto con la legge regionale del 3 gennaio 2005. Questo di Fabbriche è stato fatto con la nuova 65 del 2014. È stata approvata con DPCM del 26 luglio 2013, la variante al PAI approvata nel 2005, piano di bacino stralcio idrologico, primo aggiornamento dell'autorità di bacino. È risultato quindi necessario per il nuovo comune di Fabbriche di Belgemoli di dotarsi di un unico strumento di pianificazione urbanistica del territorio mediante la predisposizione di una variante agli strumenti della pianificazione urbanistica del comune da attuarsi secondo le disposizioni contenute nell'articolo 222 della legge regionale 65-2014. La variante ha puntato prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbanistica dell'edilizia dell'intero sistema insediativo, all'adeguamento del sistema delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità, tenendo un assetto del territorio dentro il quale ritrovare le occasioni di sviluppo sostenibile volte alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'identità storica, culturale, paesaggistica e ambientale dei luoghi, attraverso la previsione di disposizioni normative per l'utilizzo o l'organizzazione degli insediamenti in alternativa al consumo di nuovo suolo e per la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali e loro
quello insieme. Io vi ricordo che già Velgemoli, anche se non è ancora uscita la legge regionale, si era previsto non tanto una nuova edificazione, ma un recupero degli immobili preesistenti, quindi valorizzando cosa c'era già ricostruito, prevedendone la modificazione, quindi da magari capanne a prime abitazioni, senza costruire nuove case, senza prevedere un elevato numero di prime case, praticamente. In particolare la variante ha previsto la ridefinizione di aree per la valorizzazione turistica, ricordo in particolare le aree a parco, quali siti ipogei, antiche miniere di ferro, l'ambito Grotta del Vento, il parco Avventura delle Vigliesi, il parco fluviale di Panicaia, il parco Avventura Battiferro e il parco della Dogana. Sono tutti conosciuti, tranne l'ultimo che sta nascendo logicamente alla dogana di Fabbriche di Valico. E di aree per lo sviluppo e la valorizzazione turistica, e ricordo il nucleo località Fornione a Valico di Sopra, il nucleo località Piastrone a Valico di Sotto e il nucleo antica formazione di Romiti, con cui più volte se ne è parlato anche in Consiglio Comunale. La variante ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi, quindi come siamo arrivati a questo regolamento: la revisione del sistema normativo del regolamento urbanistico vigente nell'ex comune di Velgemoli, perché questo era già stato fatto, al fine di armonizzare la pianificazione in due ambiti territoriali e rafforzare le misure che consentono il raggiungimento degli obiettivi dell'azione delle certificazioni EMAS, già acquistata dal comune unico. L'adeguamento degli elaborati del regolamento urbanistico di Fabbrica di Valico, che sono stati adeguati a quello di Velgemoli, quest'ultimo integrato e modificato al fine di definire un sistema normativo per l'intero territorio comunale unico di Fabbrica di Velgemoli. Sono un po' noioso, ma sono dati che comunque è necessario che vi esponga. È stato fatto una revisione e un aggiornamento del quadro conoscitivo del regolamento urbanistico sia del territorio di Fabbrica di Valico che di Velgemoli, dovuti per l'adeguamento al DPGR 53R 2011. Alla variante del piano di bacino del fiume Selco e a seguito degli eventi meteorologici recenti, le visioni calde del quadro conoscitivo del territorio comprensivo di Fabbriche di Velgemoli, con aggiornamento di sesto corso e variante ai piani sovraordinati, pericolosità dei solchi minori come richiesto dal genio civile e quant'altro. È stata fatta la revisione degli elaborati del regolamento urbanistico, digitalizzazione e realizzazione di un unico sito con l'utilizzo di software Arcea. Definizione del nuovo sistema dell'intero territorio comunale. Cercando di usare e di dare due dati salienti, poi lascio veramente l'ingegnere Piano che ha fatto un ottimo lavoro in questi mesi. Cosa si farà nei prossimi anni grazie a questo regolamento? Si faranno, se vorranno essere fatte, tre nuove case a Velgemoli, perché erano questi il numero che si erano state previste. Non sono previste nuove abitazioni a Fabbriche di Valico, perché non ci sono neanche state richieste. Quindi alla fine noi, come sempre ho detto, ci siamo limitati a rapportare quello che la gente ha chiesto. Una cosa che è venuta forte come richiesta dal territorio e di cui mi sono fatto portavoce, che ho dato garanzia, non è previsto in questo regolamento nessun impianto a biomasse. Se nel piano strutturale di Fabbriche di Valico era previsto un impianto a biomasse su per giù dove c'è la caldera, tanto per intenderci, nel nuovo regolamento non è previsto nulla. Noi non si poteva modificare per via dei tempi il piano strutturale di Fabbriche di Valico. Era chiara però la volontà di questa amministrazione di non dare vita a nuovi impianti di biomasse sul territorio, motivo per il quale nel regolamento urbanistico non è stato inserito. Quindi non è una svista, non è una dimenticanza, ma un chiaro segnale politico su come si vuole gestire questo territorio. Abbiamo lasciato un'area artigianale davanti alla falegnameria, tanto per dire, però quello che penso che sia importante, che ci porta stasera a essere contenti, al di là del fatto che grazie a questo regolamento in questo territorio si potranno fare ampliamenti degli immobili preesistenti fino a novembre 2017, mentre nei comuni sprovvisti di regolamento ciò non potrà essere fatto, in virtù dell'attuale normativa della Regione Toscana, è che grazie a questo regolamento si potranno realizzare quelle opere che l'anno scorso sono state progettate, che facevano parte di quel pacchetto di idee che contraddistinguono il nostro mandato elettorale. E faccio riferimento, per chi conosce il territorio di Fabbriche di Valico, al parcheggio della Lezza, al parcheggio a Valico di Sopra, alla strada alta per l'abitato di Fabbriche di Valico. Questo perché in questo regolamento urbanistico voi trovate queste opere, di cui poi dopo si discuterà nel DUP, perché erano già state tra l'altro indicate e che trovate anche in bilancio. Si va quindi a chiudere questa prima fase, durata 18-20 mesi, tutto sommato penso poco per una pubblica amministrazione, che ha visto da un lato l'amministrazione correre velocemente, e velocemente è se si pensa che in 18 mesi da due piani strutturali e mezzo, perché c'era metà di Fabbriche di Valico come regolamento urbanistico, con il regolamento urbanistico si va al regolamento urbanistico di un nuovo comune e su 16 comuni, su 15 comuni ormai, perché 15 sono tali della Grafagnana, solo 14 l'anno, e ci si porta anche delle novità cose importanti.
Perché infatti in questi mesi noi abbiamo progettato? Perché di pari passo alla progettazione stiamo andando avanti con l'aggiornamento urbanistico per arrivare a quest'anno, se notate a febbraio, proprio per avere tutto l'anno davanti, nelle condizioni di massima forza per fare queste opere, di cui dopo si parlerà. Comunque io lascerei la parola innanzitutto al Giovanni Flaminiati per le spiegazioni da parte dell'amministrazione, qual è il giorno del piano, e mi libererei dopo per la discussione. Giovanni, prego, lascio anche... Poche parole perché preferisco che illustri il piano l'ingegnere, che sono le cose più... Io do solo un passaggio per dire quali sono stati i passaggi per arrivare all'adozione. La difficoltà che abbiamo trovato è che trovandosi per primo, il primo comune che si era fuso, con una situazione sbilanciata, un regolamento urbanistico da una parte e un piano strutturale dall'altro, ci siamo trovati a dover studiare con la Regione un passaggio amministrativo che non era codificato nella legge, per cui inizialmente si era pensato di andare avanti con un altro regolamento urbanistico per fabbriche di valico autonomo, i due poi si sarebbero fusi anche cartograficamente, però all'inizio ci avevano dato per buono questo iter procedurale, si era partiti quasi con questa idea, però dopo c'è stato un ripensamento e ci hanno detto no, perché comunque fabbriche di valico non esiste più, non possiamo, e Vergemo non esistono più, non possiamo unire un qualcosa ai due comuni che non esistono più. L'unica cosa da fare è questa, che la procedura che abbiamo applicato, che è stata quella di dire va bene, partiamo dal regolamento dell'ex comune di Vergemoli, facciamo una variante che recepisce quello che c'è nel comune di Vergemoli e le estende all'altra parte del territorio, facendo le debite modifiche, perché alcune aree che c'erano a fabbrica d'aria non erano a Vergemoli e viceversa. Per il resto la normativa è stata adottata, quella del comune di Vergemoli, facendo quelle correzioni necessarie sia per apportare le modifiche dovute a delle inesattezze o per aggiustarle per il comune di fabbrica di Vallico, ed eccoci qua all'adozione. C'è la parola all'ingegner Piano, ci sono delle slide, spostiamo le sedie, ingegnere. No, ma io mi metto lì a... Sì, ma stai lì. Perché tanto devo fare funzionare il... Ma fai funzionare il proiettore, giusto? Sì, il proiettore. Da qui noi ci dobbiamo togliere. No, ma non sai, come ho detto? No, ti metto. Mi metto qua. No, 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 siamo stati... Bravissimo, bravissimo. Ci avevi già la proiezione. Appoggio che si... No. Prendiamo un'altra sedia, Michele. C'è qui, se no la sedia. Ah, c'è là. Sposto il sedione, e se no la firma non me lo vuole fare. Siamo attaccati alla sedia. Io mi riallaccio a quello che diceva il sindaco e il Giovanni Flaminiati, nel senso sia come procedura sia come impostazione. In pratica la variante che al regolamento urbanistico, perché il nostro strumento che vado qui a presentare una variante allo strumento urbanistico di Vergemoli, in pratica parte dal regolamento urbanistico di Vergemoli, che come ricordava prima il sindaco è uno strumento molto recente, cioè è stato approvato nel dicembre del 2013, quindi è un... e dall'analisi che si è fatta anche di tutta la struttura normativa e anche del cartografica del regolamento urbanistico di Vergemoli, diciamo così, è uno strumento diciamo anche già in linea con quello che prevede la nuova legge regionale 65 e anche che non crea problemi con il piano di indirizzo territoriale e può avere tutte le scelte fatte dal regolamento urbanistico di Vergemoli con il piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana, per cui noi in sede di variante abbiamo anche fatto, come previsto dalla legge regionale 65 e dalla disciplina di piano del piano di indirizzo territoriale della regione, abbiamo anche fatto la conformazione al piano regionale. Quindi qui la prima carta che vi presento è quello del sistema dei vincoli.
praticamente se vediamo tutta la carta è praticamente tutta colorata, perché il territorio comunale nella diciamo praticamente e quasi in totale ricade in area boscata. Poi vedete le strisce azzurre delle categorie dei beni vincolati per i 150 metri dal fiume. Inoltre il territorio, come sapete benissimo, solo per una piccola area intorno a Gragliana è tutto in area contigua del Parco delle Apuanie, e inoltre delle parti sia in Vergemoli sia in ex, io parlo continuo, sono ecco, e nella parte alta di San Luigi ricadono in area parco, del parco. Inoltre c'è questa parte qui di Vergemoli che voi vedete segnata questa con questo simbolo, e tutta questa parte qui che col simbolo con la perimetrazione in rosso che va a ricadere nei vincoli diretti del Ministero. E quindi per queste aree ci sono delle prescrizioni e delle indicazioni, degli obiettivi specifici definiti dal piano di indirizzo territoriale. La cartografia che è stata fatta in questa fase, che fa parte del quadro conoscitivo della variante, deriva direttamente dalla cartografia fatta dalla Regione Toscana. Ecco, questo è uno dei primi elementi che ci siamo dovuti trovare ad affrontare. Da una parte ci avevamo il comune di Vergemoli, questa porzione del territorio, e dall'altra il comune di Fabbriche di Vallico. In praticamente, come diceva prima il sindaco, avevamo due piani strutturali simili ma non uguali. Quindi il primo lavoro che abbiamo fatto è stato quello che, partendo dal i sistemi territoriali e i subsistemi territoriali dei due comuni, cioè noi avevamo quello di Vergemoli che a questo punto era già stato decodificato e riportato nel regolamento urbanistico. A queste aree corrispondono, diciamo, queste perimetrazioni che voi vedete corrispondono nel sistema normativo del regolamento urbanistico delle norme diverse. Chiaramente, come conoscendo voi il territorio potete capire, qua abbiamo una normativa di maggiore vincolo, siamo nella parte alta di Creale, e questa parte qui è sono normative diciamo dove è possibile fare maggiori interventi. Partendo da questa articolazione di Vergemoli e partendo dalle articolazioni del piano strutturale dell'ex comune di Fabbriche di Vallico, abbiamo riportato diciamo una stessa casistica di perimetrazione anche sul territorio dell'ex comune di Fabbriche di Vallico. In pratica è chiaro che il sistema del territorio di Crinale Apuano è diverso, è un sistema dove in questo sistema non ci abbiamo pressoché abitazioni, ci abbiamo tutte le zone nude le aree della faggeta, diverso anche dal sistema di Crinale del Monte Panodina. Mentre il sistema di Crinale del Monte Panodina può essere simile a quello dell'altra parte del territorio, qui sulla parte a monte di Forno Valasco o queste parti diciamo lungo altre parti del territorio. Mentre la zona dove ci sono i centri abitati di Vergemoli e di Calomini è la zona più simile a quella dove ci sono tutti i nuclei insediativi di antica formazione di Fabbriche
dell'ex comune di Fabbriche di Valico. Quindi qui in questa carta, oltre i sistemi e subsistemi, sono individuate le perimetrazioni delle utoe che rappresentano che racchiudono i centri edificati del comune. E mentre questa porzione del versante, questo versante sulla Turrite Cava, che è meno esposto, come vedete l'abbiamo assimilato a questa porzione del territorio dell'ex comune di Vergemoli. Questo ci è servito, e tra l'altro, ecco, io prima non dicevo, il gruppo di lavoro qui è stato costituito da me e dai miei collaboratori, dalla dottoressa Giorgi, e bisogna dire che il lavoro è anche uno dei motivi per cui l'RU di Fabbriche di Valico ha avuto dei, non diciamo ritardi, ma si è un po' allungato, perché il comune ha avuto i finanziamenti regionali per fare la microzonizzazione sismica, e quindi uno dei lavori significativi che rimarranno legati al regolamento urbanistico, ma anche utile proprio per i cittadini, per i tecnici, è quello della microzonizzazione sismica. Inoltre in questa fase è stata aggiornata tutta, come diceva, ricordava prima il sindaco, tutta la cartografia al PAI dell'autorità di bacino del fiume Serchio, in maniera tale da anche si parla sempre anche dei tecnici e dei cittadini, in maniera tale da non avere una normativa qui comunale e poi uno la doveva raffrontare con la normativa dell'autorità di bacino. Tra l'altro questa variante è stata depositata all'autorità di bacino ed ha avuto per il parere favorevole per poter procedere all'adozione. Ecco, questa è la data, il dato del dimensionamento della variante. Praticamente, se voi vedete, la variante conferma gli interventi di nuova edificazione già presenti nel regolamento urbanistico di Vergemoli, li conferma totalmente. Non va a inserire, anzi parlo di edilizia a carattere residenziale, non va a individuare nuovi interventi di nuova costruzione, perché non c'è stata, come prevede la normativa regionale, questi vengono inseriti anche a seguito di manifestazione di interesse dei cittadini. Il regolamento urbanistico invece fa una scelta molto grossa, e lo vedete qui, ecco, in queste tre righe finali. In queste tre righe finali c'è il dimensionamento dei due piani strutturali sommati, e nella prima riga il dimensionamento della variante, e vedete le differenze, quanto rimane ancora di disposizione di eventuali prossime varianti o prossimi regolamenti urbanistici. La scelta che è stata fatta in questa fase è di dare l'attuazione al 100% del dimensionamento di recupero del patrimonio edilizio esistente. I numeri che vedete qui non sono stati definiti in questa fase, sono numeri, cioè uno dice come mai, faccio ad esempio 4 a Fabbriche di Valico, perché sono numeri che discendono direttamente dal piano strutturale, e noi, a meno di non fare una variante al piano strutturale, non potevamo modificare. Quindi la scelta grossa è stata questa. Quindi, come dicevo prima, conferma del dimensionamento già presente nel regolamento urbanistico di Vergemoli, e dando anche, questa è anche stata una scelta, perché se per caso
un domani uno vuole, ha intenzione di edificare, attualmente la legge regionale prevede anche la possibilità di fare varianti semplificate con un iter di 60 giorni. A questo punto l'amministrazione, non avendo localizzato l'intero dimensionamento di nuova costruzione, anche perché poi andare a localizzare il dimensionamento di nuova costruzione cosa vuol dire anche? Vuol dire che il cittadino deve pagare delle tasse ben diverse se ha l'area edificabile e no. E quindi, tra l'altro, se il cittadino non lo richiede, in sede di osservazione potevamo avere la richiesta di eliminare tutte queste aree. Poi l'altra cosa che qui non è stata localizzata interventi a carattere artigianali e commerciali, mentre, come ricordava anche prima il sindaco, è stato localizzato un piccolo intervento di nuova costruzione nell'utoe dell'isola e i mulini di fronte alla cartiera. Quest'area della cartiera, della falegnameria, quest'area è vista soprattutto come area di servizio alla falegnameria. Oltre questo possiamo andare a vedere allora il dimensionamento a carattere turistico. Il dimensionamento a carattere turistico abbiamo per Vergemoli lasciato stare pari pari il dimensionamento che era già localizzato. Dimensionamento di nuova costruzione, che però anche qui noi l'abbiamo continuata a chiamare di nuova costruzione, in realtà è un ampliamento, perché è un dimensionamento che poteva essere messo benissimo come dimensionamento di recupero relativamente all'intervento della grotta del vento. Noi l'abbiamo confermato e chiamato come il vecchio come regolamento urbanistico dell'ex comune di Vergemoli per non fare modifiche. Mentre abbiamo localizzato un dimensionamento abbastanza significativo di interventi turistici in numero 44, perché gli interventi turistici vengono dimensionati in numero di posti letto di recupero, e come vedete gran parte, 74 interventi complessivi, però della maggior parte sono nel territorio rurale. Ecco, e questa, proprio per chiarezza, poi tutto questo materiale lo vedete anche spiegato meglio nella relazione che qui era depositata per il Consiglio, dove c'è il confronto della tabella del dimensionamento di fabbriche di Vallico del piano strutturale, la tabella del dimensionamento di Vergemoli, in maniera tale che tutti i vari passaggi abbiamo cercato di specificarli al massimo. Ecco, allora il lavoro che abbiamo fatto, questa è la leggenda unica sia per le aree all'interno dell'UTOE sia per le aree del territorio rurale. In pratica noi come l'abbiamo lavorato? Noi siamo partiti, quello che bisogna dire, il lavoro è stato, oltre i professionisti che prima citavo, la dottoressa Giorgi, e però c'è stato dal punto di vista ambientale per la stesura della VAS, tutto il procedimento di VAS, la dottoressa Franci. Però quello che bisogna dire di importante, che è, penso che sia una cosa positiva di questo, e probabilmente rimarrà di questa variante, è stato l'apporto molto significativo con la struttura tecnica comunale.
cioè non solo i geometri amminiati, ma tutta la struttura tecnico-comunale, diciamo così, ha seguito passo passo l'intero lavoro, perché la prima parte del lavoro è stata quella di metterci a rileggere e rivalutare anche con chi aveva seguito in passato il regolamento urbanistico di Vergemoli, diciamo, per correggere, non parliamo di errori, perché tanto nell'urbanistica errori si fanno sempre, e lo dico per me, per vedere di chiarire certi elementi, per cercare di alleggerire e per anche, come si diceva prima, adeguare a nuovi strumenti sovraordinati, quindi il PIT e il PAI dell'autorità di bacino del fiume Serio. In questa maniera noi praticamente abbiamo prima analizzato tutto il regolamento urbanistico di Vergemoli e appunto su segnalazione e anche dall'analisi della cartografia si vedeva che su certe aree il sistema normativo faceva riferimento a più articoli con una difficoltà, diciamo così, poi si arriva a tutto, però anche sia dei tecnici che lavorano sul territorio, sia anche proprio dei funzionari del comune di riuscire a rispondere velocemente. Quindi in questo senso da una parte si è cercato sulle norme di semplificare e di chiarire dove è stato possibile, dall'altra parte anche sulle carte, perché uno dei lavori che ricordava prima il sindaco è stato quello, Vergemoli e anche il piano strutturale di fabbriche di Vallico era in AutoCAD, mentre a questo punto tutta la cartografia è stata adeguata a come, alla cartografia GIS come richiesto dalla Regione Toscana. Quindi in questo senso praticamente noi siamo partiti da una parte a rianalizzare le leggende di fabbriche di Valli, di Vergemoli, le norme di Vergemoli, dall'altra parte siamo andati partendo da Vergemoli a vedere, riportando la cartografia in un sistema informativo diverso, a vedere che problemi c'erano. Ecco, e questa è la leggenda che, come dicevo prima, si è proprio scelto di utilizzare la stessa leggenda sia per il territorio all'interno dell'UTOE sia per il territorio all'esterno dell'UTOE. Ecco, adesso entriamo nel merito. Queste sono le due UTOE di Vergemoli, l'UTOE di Caromene e l'UTOE di Vergemoli. Quindi, come dicevo prima, praticamente cosa siamo andati a fare? In queste UTOE siamo andati a vedere cosa si doveva al limite modificare del vecchio regolamento urbanistico, cosa chiarire e cosa andare a prevedere. Ad esempio, come ricordava prima sempre il sindaco, aree di, diciamo così, legate alla mobilità, quindi ipotesi di nuova viabilità. Siamo andati inoltre a dare ulteriore forza a interventi già in corso di recupero del patrimonio edilizio esistente. Questo, diciamo così, questa è stata una, per il 90%, diciamo, su Vergemoli, visto, come dicevo prima, il regolamento urbanistico è un regolamento urbanistico molto recente, la conferma del regolamento urbanistico già vigente. Come mai è partita? No, forse sono io. Qui è l'area di Forno Volasco, anche per quest'altra area abbiamo fatto queste scelte. Ecco, una cosa che non si vede bene in questa scala, ma se poi voi andate a vedere le carte, in queste carte, se vedete, qui c'è un righettato nero lungo il fiume.
In pratica siamo già andati a sovrapporre, perché di solito tu hai da una parte la cartografia urbanistica, dall'altra parte la cartografia del geologo. Invece per le aree dove c'è un vincolo, dove non si possono fare determinati interventi, praticamente le aree di, molto elevata pericolosità idraulica, sono già state riportate sulla cartografia urbanistica. Così per le aree, non è questo il caso, dove all'interno delle UTOES ci sono frane con molto elevata pericolosità geologica, in maniera tale che, diciamo, non, forse in certi casi non c'è nemmeno bisogno del tecnico, ma il cittadino può già capire che in quell'area lì forse non è tanto il caso di pensare di intervenire. Qui è l'UTOE di Campolemisi, qui ecco, sono state riviste per queste UTOE, anche proprio per l'UTOE di, per queste aree, praticamente per le aree di recupero del patrimonio edilizio, dove si prevede anche ristrutturazione urbanistica, un sistema normativo che agevoli anche maggiormente gli interventi, perché uno, se gli obiettivi del comune sono quelli di fare interventi di recupero, specialmente in questi siti dove c'è bisogno di interventi significativi, un'agevolazione, quindi anche sempre qui con l'aiuto della struttura tecnica comunale si è cercato di, dove è possibile, agevolare questi interventi. Ecco, a questo punto queste erano le UTOE dell'ex comune di Vergemoli, qui sono le UTOE dell'ex comune di Fabbriche di Vallico, e questa è l'UTOE. Quindi la cartografia è identica, il sistema normativo è identico, e qui praticamente si sono fatte, diciamo, a diversità dall'altra parte, dove praticamente si è confermato una struttura normativa già esistente, si è andato a vedere di utilizzare il sistema normativo di Vergemoli su questi sistemi insediativi, diciamo, che bene o male hanno caratteristiche simili, andando però ad evidenziare, diciamo, e a normare in maniera diversa gli elementi diversi. Ad esempio, questo è nell'attrezzatura turistica esistente qui nel comune di Fabbriche, nell'UTOE di Fabbriche, e vedere di dare anche qui possibilità diverse. Questa, ecco, questa è l'UTOE di Gragliana, qui anche qui è stato quello di confermare l'esistente, e inoltre di prevedere, legate anche al campo sportivo esistente, delle aree di attrezzature per anche queste legate al turismo, cioè potrebbe un'area aperta, però legata anche area camper, area di parcheggio, legata quindi al sistema fluviale della Turrite. Ecco, questi sono i due le due UTOE di Vallico di Sopra e di Vallico di Sotto, e qui si vedono appunto le scelte che sono state fatte, compreso quello che aree di interesse pubblico, di attrezzature quali parcheggi di nuova previsione, e un'analisi complessiva del sistema insediativo. Ecco, le aree viola che vedete sono le aree già a destinazione turistica o agrituristica presenti nel territorio, e su queste aree, anche rispetto al patrimonio edilizio esistente, abbiamo cercato di dare a prevedere un sistema normativo che
agevoli il recupero. Ecco, questa è l'ultima l'UTOE, quella dei mulini e isole mulini, dove, come dicevo prima, ecco, qui era l'area delle biomasse, questa qua, che voi vedete attualmente con destinazione. Non abbiamo in sede della variante dato attuazione alla previsione del piano strutturale, ed era qui all'interno dell'UTOE, e tra l'altro questo completamente in linea con la nuova legge regionale e con anche il piano di indirizzo territoriale. È stata prevista questa piccola area, come ricordavo prima, con un dimensionamento decisamente molto basso, di fronte al, qui alla falegnameria. Praticamente l'ipotesi è quella di dare la possibilità, parliamo qui dell'area della cartiera, dare la possibilità di interventi di recupero e anche di ampliamento, se però all'interno della loro area, cioè sia per il patrimonio edilizio esistente a carattere residenziale, poi prima ho ricordato quello a carattere turistico, ma anche quello a carattere produttivo, visto che le aree sono ben definite, sono limitate, invece di andare a individuare nuove aree, diciamo così, nell'ipotesi il sistema normativo dà la possibilità di interventi di ampliamento, completamento dell'esistente. Ecco, la stessa cartografia, lo stesso sistema normativo, prima abbiamo visto il sistema normativo per le aree insediate, questo invece è il sistema normativo per il territorio aperto, e questo discende direttamente da quella prima carta che vi ho fatto vedere, che articolava il territorio. In pratica questa è la parte alta del territorio, il territorio di Crinale, così chiamato di Crinale delle Apuane, e a questa, come vedete, in questa parte sono presenti tutte le aree nude di Crinale, vincolate come aree nude, aree alte. Sono presenti aree sempre di rispetto, legate sia a problemi geologici sia a sistemi vallivi, e praticamente per queste aree il sistema normativo si articola in funzione, se io ricado nelle aree nude, cioè in queste zone di vincolo grigio dove ho un sistema normativo molto restrittivo, dove ricado nelle aree della faggeta, che sono queste aree, questo verde più scuro, o nelle aree boscate, o più a valle, in queste aree qui che sono le aree a prato pascolo. Quindi abbiamo in questo territorio un'articolazione normativa, diciamo, giustamente più vincolante. Poi invece abbiamo questa porzione qui di territorio dove voi vedete, potete vedere le aree, tipo questa è l'area della Grotta del Vento, articolata in tre subaree con tre sistemi normativi diversi. Ecco, quello che si è cercato di fare è dire l'intervento previsto dal regolamento urbanistico dell'ex comune di Virgemoli è subordinato a piano attuativo, mentre altri interventi all'interno di quest'area,
più limitati possono essere realizzate con intervento diretto, in maniera tale da dare la possibilità, adesso faccio l'esempio della Grotta del Vento, ma può essere valido anche per altre situazioni, dare la possibilità di un intervento abbastanza veloce e anche più semplice. Bisogna dire che, come dicevo prima, qui c'è sempre bisogno del parere della soprintendenza, quindi non è che uno dice gli interventi si fanno e si parte domani mattina, ecco. Però rispetto all'iter anche di fare vari piani attuativi per interventi di piccoli ampliamenti per servizi igienici eccetera eccetera, si è detto questi vediamo di dare la possibilità ai cittadini di farli diciamo più agevolmente. Qui sono individuate ad esempio, questa è una delle aree a parco dove appunto per lo sviluppo di queste aree legate prevalentemente alla sentieristica e con la possibilità di realizzare piccole attrezzature per l'accesso e per di servizio, quali servizi igienici a queste aree. Qui vabbè, siamo passati dall'altra parte del comune. Qua è la zona dell'isola, ecco, per tutta la parte di San Luigi abbiamo individuato un sistema normativo di dettaglio ad hoc, mentre una parte ricade in area diciamo decisamente vincolata, queste parti grigie, la parte diciamo così utilizzata è stata normata in maniera tale, pur essendo un'area totalmente all'interno del parco delle Alpi Apuane, è stata un'area diciamo normata con un po' più di libertà. Ecco, questa è la fabbriche, il territorio rurale di questa porzione dell'ex comune di Fabbriche di Vallico, e qui si vede a malapena, ma è individuato il parco della Dogana, mentre qui è individuato una delle altre aree dove deve essere creata questa struttura espositiva. Quindi anche qui il sistema, faccio ad esempio, il sistema normativo del bosco che, di questa porzione di territorio che ricade è simile, è uguale a questa parte qui, mentre il sistema normativo del bosco in questa porzione di territorio ha una maggiore libertà. Tutto quello che vi racconto è stato definito e concordato con la Regione Toscana. Così pure come quella porzione di territorio che vedevamo prima dell'ex comune di Fabbriche, è stata trattata così il territorio di Calomini e di Vergemoli. Tra l'altro qui abbiamo queste aree di vincolo che derivano direttamente da vincoli geologici sul territorio. Abbiamo cercato, come abbiamo fatto per San Luigi, di articolare dove era possibile, questo con sempre concordato col geologo, questa normativa, perché diciamo, se io la vado a fare questa normativa proprio sulle parti alte del crinale delle Apuane, non c'è niente, non si può dire non c'è niente, qualcuno adesso diciamo è un sistema naturale che è giusto che rimanga così com'è, non ci si può accedere con le strade eccetera eccetera.
mentre in questa, se vedete, questa zona di vincolo è come una zona molto vicina che interessa tra l'altro anche in parte la porzione dell'eremo. Quindi si è visto, concordato con la dottoressa Giorgi e bisogna anche dire con parere favorevole a questo punto dell'autorità di bacino, di limitare i vincoli dove era possibile. Quindi qui rivediamo quelle aree che sono soggette a una normativa specifica all'interno del parco, del territorio agricolo, e tra l'altro qui c'è sul fondovalle, che io non lo vedo di qui, forse lo vedo adesso, sul fondovalle c'è un'area a normativa specifica, ma è molto lineare, dove dovrebbe anche qui, era già prevista questa attrezzatura turistica, la conferma, però anche un po' la ridefinizione, perché per una porzione significativa andava a finire in area a molto, molto elevata pericolosità idraulica. Questa è l'ultima carta del quadro propositivo e in pratica questa è la zona, l'Utoe di Gragliana, qui sono i romiti e diciamo come il resto del territorio è stata normata. Io stasera avevo fatto vedere solo le carte, tolto quella dei vincoli per dirvi che non ve ne manca nessuno praticamente, ecco. Però vi ho fatto vedere solo le carte del quadro propositivo. Perché? Perché le carte del quadro conoscitivo dell'ex del regolamento urbanistico dell'ex comune di Vergemoli le abbiamo prese come materiale di base e l'abbiamo condiviso. Abbiamo rifatto un'analisi sia dell'uso del suolo dell'ex comune di Fabbriche di Vallico, partendo dal piano strutturale di Fabbriche di Vallico, utilizzando la stessa leggenda già utilizzata da Vergemoli. Nella stessa maniera, visto che Vergemoli aveva un'analisi del patrimonio edilizio molto attenta, con la stessa leggenda e con la stessa metodologia l'abbiamo fatto per i territori all'interno dell'Utoe di Fabbriche, dell'ex comune di Fabbriche di Vallico. L'altra cosa, nella variante sono anche individuati i percorsi e il sistema di adeguamento delle barriere architettoniche. E il problema è che si sta parlando di comuni montani dove diciamo l'adeguamento urbanistico è decisamente un problema significativo, ecco. E probabilmente qui andrebbe fatta una riflessione sia sulla legge nazionale sia sulla legge della Regione Toscana, dove quando si parla di rampe si parla di rampe di una certa pendenza che possono andare bene se io arrivo a parcheggiare così fuori dal comune e entrare in comune, ma se penso al sistema insediativo di Vallico di Sotto, la pendenza prevista dalla normativa, io per tutta la viabilità all'interno del centro storico non ce l'ho, ecco. Quindi però è stato fatto, come previsto dalla normativa, questo materiale. Poi chiudo, è stato come previsto dalla nuova legge regionale, è stata fatta la conformazione al piano di indirizzo territoriale, riprendendo tutto il sistema normativo del piano di indirizzo territoriale, che si compone da una parte da una scheda di paesaggio propria della Garfagnana e Val di Lima, che si chiama così la scheda, analizzando punto per punto se c'erano difformità col sistema normativo e con le scelte operate.
Poi è stata fatta tutta l'analisi, perché il piano di indirizzo territoriale ha una normativa per tutte le aree che ricadono nel sistema dei vincoli, quindi nei 150 metri dal fiume, nelle aree boscate, eccetera, eccetera. È stata fatta, verificato punto per tutto, tutte le prescrizioni e gli indirizzi dell'allegato 8B della regione. E in più, per quelle porzioni che vi facevo vedere prima del comune di Vergemoli, l'ambito della Grotta del Vento e l'area, non mi ricordo più, Apuana, è stata verificata, perché anche qui nel piano di indirizzo territoriale c'è una scheda con prescrizioni specifiche, verificata questa punto per punto col sistema normativo. In questa fase, visto che la nostra è una variante a un regolamento urbanistico e non un nuovo regolamento urbanistico o un nuovo piano strutturale, si è verificato di non avere difformità col piano strutturale. Non ci siamo, diciamo, completamente adeguati, e questa è una linea che ci ha detto di seguire la Regione Toscana, anche perché i comuni della Garfagnana, dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, si stanno muovendo per poi redigere un piano strutturale sovracomunale, e quindi in quella fase lì si andrà a un completo adeguamento al piano di indirizzo territoriale. Tra l'altro, bisogna dire, quando si parla di questi comuni e questi strumenti che discendono da piani strutturali che tra l'altro vengono fuori anche dal coordinamento della provincia, qui ce l'eravamo dimenticati una parte della storia, che vengono fuori, non c'è problemi poi anche un domani a andarsi che questi comuni si vadano a confrontare a livello complessivo di Garfagnana. Vi ringrazio, se avete domande io sono qui. Io farò un applauso all'applauso di tanto, anche per la sopportazione che ha avuto nei riguardi. Se la cosa di tante è così precisa, perché sai che sono abbastanza nervoso. Però ecco, a disposizione, se c'è una idea, vi chiederei se avete domande o dubbi, esporre già in questa sede, è un'occasione migliore. Chiarimento per mettere insieme due notizie che aveva anticipato il sindaco nella presentazione, che probabilmente qualcosa ne sono, parlo principalmente delle aree edificabili previste. Il sindaco richiamava tre richieste fatte su comunque erano già presenti, diceva l'architetto, nel precedente regolamento urbanistico, quindi di fatto nella fase che si è aperta nella stagione di questo nuovo comune non ci sono state nuove richieste al momento, se non nella fase che si aprirà delle osservazioni dovute, ecco. E magari capire anche quali sono un po' i tempi, cosa si attende rispetto al tempo minimo e massimo del periodo delle osservazioni, per poter poi traguardare anche la data di adozione definitiva, ecco, di approvazione, scusate, questa è l'adozione, quindi di approvazione definitiva, per capire all'incirca dove andremo a cadere nell'arco dell'anno in corso. Ma rispondo io, anche se forse puoi rispondere. Allora, a questo punto abbiamo già il parere, come dicevo prima, il parere favorevole dell'autorità di bacino. La variante è stata depositata al giudice civile e nei tempi previsti, e inoltre quindi adesso a seguito dell'adozione verrà trasmessa sia per la parte ambientale sia per la parte urbanistica a tutti gli enti interessati. Rispetto al passato
l'iter procedurale un po' cambia. Cioè, per le osservazioni, ecco, quello che secondo me, specialmente visto che non abbiamo in questa fase e ci abbiamo dimensionamento, come vedevate dalla tabella che proprio per chiarezza ho voluto farvi vedere, se ci sono istanze di cittadini, eccetera, eccetera, è importante una notevole partecipazione in questa fase dell'osservazione. E quindi a questo punto ci sono i tempi previsti dalla normativa, i 60 giorni per l'osservazione. Il tempo minimo che era 45, no, 60, ora sono 60. 60, era passato. Siamo, 60 che non si possono né aumentare né. Ecco, ci abbiamo i 60 giorni, a questo punto in funzione del numero delle osservazioni o della difficoltà di recepire le osservazioni, bisogna dire che in questa fase siamo anche in una fase un po' transitoria, perché parlo degli enti adesso, ci abbiamo una regione toscana che dovrebbe conoscere la nostra variante, però loro sono abituati che quando arriva un nuovo strumento lo fanno, lo passano ai vari settori. Noi abbiamo concordato l'iter procedurale, come diceva prima il geometra Mignati, l'abbiamo concordato su quello urbanistica. Bisogna dire che anche lì sono stati cambiati ultimamente i funzionari. Quindi ci abbiamo la provincia di Lucca, che è sempre stata molto attenta al territorio dei comuni, anche lì parecchi funzionari sono andati via e quindi bisogna poi vedere esattamente come andrà avanti l'istruttoria e le osservazioni da parte degli enti. L'altra cosa che non abbiamo citato fino adesso è, abbiamo citato 200 volte il piano di indirizzo territoriale, ma nel momento, cioè questo piano, l'avvio del procedimento fatto a marzo del 2015 è partito prima dell'approvazione del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana. Non c'era prima in fase di adozione questa procedura, in fase di approvazione dicevano che l'avvio del procedimento doveva essere mandato anche per la conferenza di conformazione, quindi una conferenza dove c'è regione e soprintendenza regionale. Noi l'abbiamo anche scritto in delibera e verificato con la struttura regionale, con i tecnici regionali, in questa fase il materiale va anche, non poteva essere fatto in avvio perché non c'era ancora la normativa, dell'articolo 21 della normativa del piano di indirizzo territoriale viene mandato ora. La normativa cosa dice? L'articolo 21 del PIT dice che dopo che il comune, sono arrivate tutte le osservazioni, vengono analizzate le osservazioni, il pacchetto delle modifiche del piano con le modifiche al piano deve essere trasmesso in questa conferenza regionale. I tempi sono sempre 60 giorni, quindi con questa procedura prevista dalla regione, ricordiamoci che il piano di indirizzo territoriale è fatto così perché è stato concordato col Ministero, non è che è una scelta della Regione Toscana. Un po' si allungheranno, diciamo, quindi facciamo 60 giorni, come si dice, no, pubblicazione, sì. 60 giorni dalla pubblicazione. L'analisi delle osservazioni, vediamo in quella fase quante ce ne saranno, se non ce ne sono notevoli, si procede anche velocemente, anche perché si sta già parlando in regione di modifiche alla legge 65. Vediamo di non avere altre cioè modifiche normative, ecco, sinceramente, ecco, a questo punto
allungamento, chiamiamo così, previsto dal piano di indirizzo territoriale, dall'articolo 21 della disciplina di piano, che lo prevede. Ecco, il problema che c'è in momento, in questa fase, che si sta parlando di strumenti nuovi e anche procedure nuove. Quindi bisogna vedere... Anche funzionari nuovi talvolta. No, no, ma anche le procedure. Bisogna vedere se come ci si rapporta in questa conferenza, ecco, perché il nostro si è visto anche, tra l'altro si era dato sia a livello politico ma anche come struttura tecnica comunale, sia anche noi come consulenti, disponibilità all'autorità di bacino di andargli a spiegare. Visto come è fatto, come è strutturato, non c'è stato nemmeno bisogno di quello, ci hanno dato il parere senza allungamenti o senza chiederci integrazioni. Ecco. Però diciamo siamo in una fase intermedia, anche il Mignati può dirlo, anche in regione navigano abbastanza vista. Finché non si approva il Mignati non manca l'intenzione. Ci sarebbe far prima anche 60, poi anche 60, sì. Non ci sono grossi problemi. Fine dell'anno, diciamo, dai. Cautelativamente. Sì, ma anche perché i piani più veloci si fanno meglio. Altra domanda? Ma questo piano come si raccolta con quello che dovrà essere fatto a livello di sovracomunale, a livello di unione? Ma penso che sia un'operazione diversa, se sì. Posso... A differenza del passato, adesso vengono incentivati, viene incentivata da parte della regione la possibilità di creare degli strumenti urbanistici sovracomunali, però si parla di piano strutturale in questo caso qui, quindi una visione di area di quello che dovrebbe essere il territorio della Garfagnana. Quindi in una prospettiva del genere noi avremmo qua lo strumento urbanistico pronto, sarà l'occasione magari di rimodulare quello che sarà il piano strutturale, che per quanto ho capito in questa fase noi abbiamo dato per acquisito, tant'è che si va a fare una variante di regolamento urbanistico, ecco, di una opera, di uno strumento urbanistico di dettaglio. Tra l'altro per il piano strutturale adesso voglio andare a dire cose che poi un domani possano non risultare esatte, però di questa porzione della Garfagnana c'è già un'uniformità, perché bene o male il primo comune di quest'area era stato Gallicano, che aveva fatto il piano strutturale in accordo con una notevole vigilanza della provincia. Mentre i comuni di Vergemoli, di Fabbriche di Valico e di Molazzana, io parlo proprio del sistema, questi piani con quello di Fosciandora, bisogna anche ricordarci, questi piani strutturali derivano già dal coordinamento che aveva cercato di fare la provincia per l'intera valle del Garfagnana. Poi era un piano dove solo alcuni comuni sono andati avanti, quelli che poi in pratica Fosciandora, Vergemoli e Molazzana. E in pratica quindi venendo fuori anche da una metodologia simile, una metodologia condivisa, quello che dicevo prima, anche un adeguamento al piano di indirizzo territoriale, un'omogenizzazione con il resto del territorio, un'analisi e poi quello che è anche positivo per i piani strutturali, dove c'è già un quadro conoscitivo significativo, perché il problema grosso che c'è negli altri comuni alti della Garfagnana, che si parte realmente, diciamo, c'è il quadro conoscitivo che aveva predisposto a suo tempo la regione, però diciamo non c'è stato anche da parte delle svariate amministrazioni
di fare uno sforzo propositivo. Io parlo di qualsiasi, cioè, perché in Garfagnana i comuni che hanno il regolamento urbanistico è Gallicano, ora fabbriche, complessivamente fabbriche di Vergemoli, a breve dovrebbe arrivare Molazzana, Fociandora, Castelnuovo, Pieve, San Romano c'è il piano strutturale. Nel resto no, forse Villa Collemandina. Se ha solo il piano strutturale, ok. Quindi è una situazione. Sono rimasto proprio di matrimonio che quella della paglia di Golfine, quindi la sì, io non ecco su quella ecco, però sinceramente è una, diciamo così, cioè una, mentre nella media valle tutti i comuni hanno piano strutturale. Comunque è una buona prassi anche per comuni di tipo, c'è una diversità, ecco, i comuni della Garfagnana, se si toglie Castelnuovo, sì, Piazza Al Serchio, Gallicano, cioè, sono tutti piccoli comuni che possono scontare anche una difficoltà proprio in termini di professionalità da mettere in campo e di energie. Poi è una buona prassi, secondo me, quella di seguire un po' questo modello che fu applicato al tempo in provincia, che oggi è incentivato perché probabilmente almeno in termini di visione larga, ecco, lavorare insieme e pensare a una prospettiva di sviluppo della valle in termini sovracomunali è un'operazione intelligente per tutti. Poi ci saranno anche in questa frangente qui un piano strutturale unico e magari dei regolamenti urbanistici specifici che sono poi anche è l'opportunità che viene data anche alle singole amministrazioni di incidere all'interno di un disegno generale. Però ecco, mi sembra una buona prassi, secondo me. L'altro, ricordo il consiglio, la funzione associata vi ha delegato al Regione del Comune l'anno scorso, tranne noi che essendo avanti abbiamo detto che non si è delegato, per lui è venuto il collega Bellandini, l'ufficio tecnico, se no già predispone appunto le prime tavole sinottiche del territorio. Abbiamo già stanziato come giunto dell'Unione 40.000 euro per i primi lavori iniziali, potrà essere fatto il bando per il professionista per entrare là. Un motivo in più proprio per fare un esempio anche dell'attenzione che c'è stata verso il comune come primo territorio. Noi Gallicano, non avendo consegnato la delega all'Unione, abbiamo determinato la perdita di un finanziamento di 15.000 euro del comune della Garfagnana, con il fatto, come io ho detto, di essere avanti. Giustamente si voleva andare avanti senza ulteriore albergo. Sono passaggi obbligatori, noi saremo avvantaggiati, come è stato per il fabbrica, avvantaggiato dal fatto che noi eravamo già regolamento urbanistico, la Garfagnana nella sua generalità sarà avvantaggiata dal fatto che tutta la bassa Garfagnana ha questi strumenti, e quindi ben venga quello che sarà il futuro, perché va da sé che con le riforme normative che ci sono magari non sarà un piano sovracomunale di 15 comuni, ma forse di 3 o 4 di uno. Tanto ce la vogliamo dire, però rimanendo legati a questo, avete qualche dubbio, qualche perplessità? È abbastanza chiara l'esposizione, chiari i principi che abbiamo portato avanti in questa stesura, quindi non occupazione di nuovo suolo, recupero degli immobili preesistenti, valorizzazione turistica del territorio come mezzo anche per la creazione di posti di lavoro, miglioramento delle infrastrutture atte a servire chi vive questo territorio. In estrema sintesi, come mi contraddistingo, sono queste le cose. Qualche domanda o si pone in votazione? Facciamo le dichiarazioni di voto allora? Sì. Le dichiarazioni? Sì. Siamo un po' in difficoltà, nel senso che Giannini riassumeva la filosofia. La filosofia del progetto, e anzi ringrazio e poi aggiungo anche i tecnici, la dottoressa Piano, i tecnici comunali a partire da Miniati e tutto lo staff, perché in effetti, ecco, nella filosofia che anima questo regolamento urbanistico ci ritroviamo, c'è l'idea che c'è stata una grande attenzione in questa fase e che raccomandiamo, pur nella possibilità di accogliere se vi fossero delle richieste legittime da parte dei cittadini che magari hanno l'ambizione di
avviare la propria traiettoria di vita, magari una coppia giovane, chi lo sa, in un comune anche piccolo come il nostro, con una percentuale di popolazione anziana comunque importante, insomma sono sempre momenti di attenzione che l'amministrazione deve mostrare. Però la filosofia è una filosofia convincente, appare dalle carte, dall'esposizione, una particolare attenzione che è stata dedicata alla principale vocazione e leva anche di sviluppo per questo territorio, che è la vocazione naturalistica, ambientalistica, e quindi la capacità di pensare a luoghi di accoglienza dislocati un po' in tutto il territorio del nuovo comune. L'imbarazzo è questo, perché avremmo voluto e probabilmente condiviso molto di più di quello che siamo stati in grado di poter condividere, che è disceso naturalmente dal materiale che ci è stato trasmesso per preparare il Consiglio, che come avrete avuto modo di visionare è corposo e difficile, proprio perché è uno strumento tecnico che ha, diciamo, nella sua filosofia un'impronta politica, ma che poi comporta un lavoro da parte dei tecnici particolarmente consistente, difficile talvolta anche da approfondire in assenza dei tecnici. Molto più fruttuosa è stata e molto più interessante e facile per noi è stato anche il poter seguire la relazione di quest'oggi. È una presa di posizione quindi che non va a minimamente, che non è una posizione la nostra pregiudiziale, ma che marca il fatto che l'appello che si era compiuto fin dall'inizio, dal documento di avvio, l'innesco di questo tipo di percorso che aveva visto un nostro voto favorevole come gruppo di minoranza, ahimè non c'è stato un livello sufficiente di condivisione di queste scelte, che ci appaiono anche interessanti. Però per esempio un regolamento urbanistico presuppone anche, e sono stati velocemente anche indicati, delle localizzazioni di aree di parcheggio, in parte probabilmente con gli atti che avremo da affrontare nei lavori del Consiglio anche di questa sera si andranno a sviscerare alcuni aspetti di queste previsioni, che si andranno a caratterizzare quelli che sono gli schemi di bilancio e di programmazione per l'anno in corso e per gli anni a venire. Però nell'insieme manchiamo di un livello di conoscenza e di dettaglio che sarebbe potuto essere tale attraverso un momento o una serie di momenti di condivisione. Ricordo una richiesta che abbiamo lanciato più volte solamente anche per conoscere quali fossero le modalità che intendeva attuare il garante della comunicazione, che è una figura prevista proprio per assicurare un livello sufficiente di partecipazione a cittadini, professionisti e quindi anche ai rappresentanti delle istituzioni. Quindi la nostra intenzione è quella di non partecipare al voto. Non si deve intendere questo con alcun giudizio negativo che si dà sul lavoro che abbiamo avuto la possibilità di verificare, per quello che abbiamo avuto la possibilità di verificare, ma come uno sprone nei confronti della maggioranza che guida il Comune, che ha l'onere della proposta, di trovare formule per cui in questo percorso che ci vedrà impegnati ancora per 5-6 mesi, ci sarà la fase della pubblicazione delle osservazioni, come ricordava l'architetto, la fase d'attesa nei confronti della verifica e poi l'approvazione definitiva, valutate le osservazioni e istruite le osservazioni da parte dei tecnici. C'è modo di poter recuperare, attendiamo un livello di partecipazione maggiore che ci possa consentire anche di arrivare, e non è da escluderlo, anche ad un voto positivo per l'approvazione, considerando il fatto che non saranno tantissime, se
secondo me prova a fare un pronostico di osservazioni, soprattutto quelle dei cittadini, pensando alle dimensioni dei nostri paesi, o almeno non mi sento di pronosticare grandi numeri. Però poi, considerando le caratteristiche anche del voto che si dovrà esprimere e delle modalità di espressione del voto che si dovranno esprimere con l'approvazione definitiva, è importante anche la presenza fisica di tutti i consiglieri comunali. Ricordo che per scongiurare il rischio di una contestazione degli atti assunti, si devono astenere dal voto tutti i consiglieri che hanno un legame di parentela o di affinità fino al quarto grado, che è una cosa complicata in un comune piccolo come il nostro. Quindi ci sarebbe bisogno di tutti gli 11 consiglieri che siano presenti. Quindi proprio in questo primo atto formale che viene assunto si assume questa decisione di non partecipare al voto. Ci attendiamo che in un percorso sano e serio di partecipazione, per il quale si chiede di trovarci un paio di sere, averla avuto la possibilità di raccogliere e assaporare i contenuti di questa relazione qualche mese prima con i tecnici comunali, con i tecnici incaricati. Non ci sembra di chiedere la luna, pensando proprio nella prospettiva del bene del nostro comune, che ci si può dotare di uno strumento urbanistico allineato e quindi può avere la possibilità di essere pronto anche a mostrarsi propositivo nei riguardi di bandi, di opportunità che si possono presentare anche di fronte o in rapporto agli enti preposti, è il consiglio, invito che facciamo per il futuro. Tanto di pausa che cambia la cassetta, mi